Salve amici, buonasera, siamo al Castello Imperiale di Sant'Agata di Puglia, il Tiggino con voi nel tardo pomeriggio, ma non è mai troppo tardi, vi aspettiamo tra un paio d'ore più o meno intorno alle 20 e qui sono con due grandi artisti professionisti che hanno fatto tanta gavetta. Allora partiamo subito dal nostro amico sant'agatese e molti vi meraviglierete, sta qui con noi Cardascio, Giuseppe, ciao! Ciao Gino, ciao, è un piacere stare a Sant'Agata, di tanto in tanto arrivo, ma veramente è sempre un piacere stare qua. La gente vuole sapere da quanto tempo manchi da Sant'Agata? Sono 7 anni. 7 anni, sì, è esatto. Poco, vabbè. È da poco, sì. Ti perdoniamo, sì. Però la prima volta che vieni a fare una rappresentazione di questo genere a Sant'Agata? No, è la terza volta. Caspita, è la terza volta, sì, perché vabbè, in teoria sono venuto negli ultimi anni 4 volte, ma ti parlo negli ultimi 15 anni. Ah, ecco. Sono venuto 4 volte, la prima volta fui premiato da Nardino Capano. Se è vero, vero. Perché mi diede il premio, esatto. Il premio, sì. E poi vabbè, abbiamo fatto lo spettacolo Pinocchio, abbiamo fatto anche la rivolta dei fantasmi proprio qua al Castello. Al Castello, sì. E adesso siamo qui con questo spettacolo nuovo. Bellissimo, allora io mi sono perso un po' perché oggi mi sono documentato, avete una carriera alle spalle veramente grande, immensa e volevo presentarvi anche Salvatore Varvaro. Salvatore Varvaro, sì. Di origine siciliana. Sì, sono della provincia di Palermo. E quindi siamo sempre nei paesi, sì. Sempre nei paesi che ci danno sempre molta emozione, no? Allora, scusami se passo, sto passando tranquillamente a lui. Sono passato a Salvatore, ma ho visto su YouTube, oggi mi sono un po' documentato, ho visto la tua parte di Arlecchino che ti emoziona molto, anche perché ami molto i bambini, come penso pure Salvatore, vero? Sì, io amo tantissimo i bambini, ormai lo faccio da 20 anni questo lavoro, ho rappresentato Arlecchino anche davanti a Benedetto XVI e poi comunque è un personaggio che me lo calza addosso e quindi mi va benissimo farlo e ogni volta mi emoziona sempre farlo. È bellissimo questa cosa, ho sentito proprio la tua emozione anche nell'intervista. Avevi la maschera, avevi il vestito di Arlecchino, ma questa sera non ci sarà Arlecchino. No, questa sera ci saranno pupazzi, ecco. Ci sarà Totò, che è un pupazzo alto come un bambino, 1,5 metri, poi ci sarà una sorpresa che non posso svelare qui, venitelo a vedere stasera, che è un grosso pupazzone... Da e basta, non dire più niente perché sennò se glielo racconti la gente poi non viene. No, venite a vedere stasera che vi divertirete sicuramente. Adesso però chiediamo proprio a lui, a Giuseppe, che tipo di, lui già l'ha accennato Salvatore, che tipo comunque di spettacolo questa sera ci offrite? Allora, a Sant'Agata mi chiamano Peppino. Peppino. Mi puoi chiamare tranquillamente Peppino, perché se io dico Giuseppe Cardascio non sanno chi sono. Dico Peppino Cardascio capiscono chi sono, è così. Io mi firmo anche Peppino Cardascio quando scrivo ai sant'agatesi, e non mi firmo mai Giuseppe Cardascio. Anche con Massimo Capano, quando ci siamo sentiti, gli ho scritto Peppino Cardascio. Sai quando mi hai contattato io non avevo focalizzato e dalla voce ho subito capito che persona che sei, una persona di cuore, una persona molto sensibile come lo è pure Salvatore, infatti il tuo messaggio l'ho fatto sentire a lei, ha detto mamma mia che persona, quindi anche se non ti conoscevo io stasera sarei venuto qua, poi ho scoperto che sei sant'agatese e ti mandano i saluti alcuni parenti tuoi, che adesso sicuramente posso vedranno. Immaginare. Allora, posso immaginare. A parte Davide che sta in Umbria adesso, ma tua cugina Alessandra di che Roma. Sta a Roma, sì. Lei ho detto che stavamo qui questa sera, lei ha detto meno male che me l'ha detto perché pensavo che era ieri sera e mi era sfuggita la cosa. È arrivata a Sant'Agata. Lo so che arriva da Sant'Agata, spero che venga a vederlo. Quindi se non viene Musera so paete, Sandra, non hai scuse, non hai scuse, so che sei qua, non hai scuse. Allora non prende bene il cellulare a lei che sta in campagna, però io adesso glielo mando in privato così non te ne scuso. Esatto. Alcuni si sono collegati in diretta, ma adesso ormai lanceremo il tutto. Io vi ringrazio tanto, siete stati bravi, umili e vediamo questo spettacolo che inizia alle ore 20. Alle ore 20, figure in varietà al Castello. La corte del Castello Imperiale. Vero? Ciao a tutti e sì, stasera. A stasera vi aspettiamo. Io resto qua, vi aspettiamo, salite. Mi raccomando, venite.
A proposito, c'è la circolare che vi porta, quindi potete trovare scusa. La circolare fino alle 9:30 funziona. Vi aspettiamo. Ciao, grazie. Ciao, bene, ciao. Vi aspettiamo. Grazie.